Allora, quali spunti ha tratto, insomma, spunti interessanti da questa visita, dopo aver visionato questo allenamento che è ancora in corso alle sue spalle di Cuneo? Ma in questi giri che facciamo a incontrare le società e le squadre, la cosa che mi interessa di più è scambiare due parole soprattutto con gli allenatori che hanno la possibilità di vedere quotidianamente da vicino la squadra e poi anche scambiare due parole anche con la società perché credo che ci sono realtà e prospettive che vanno vissute da dentro e quindi anche questo aspetto è un aspetto che è un valore aggiunto durante le nostre visite. Ecco, vista dal commissario tecnico della nazionale, che realtà è Cuneo nella pallavolo nazionale Ma vedendo anche tutti i microfoni che ho davanti, è una ormai? realtà che respira pallavolo, che è molto attenta alla pallavolo, c'è cioè una grande tradizione. E la tradizione al femminile non c'è da tantissimo, però credo che il percorso che sta facendo Cuneo è un percorso importante di conferme in un campionato che comunque è molto competitivo e che richiede sempre enormi sforzi e anche strategie per riuscire ad essere competitivi ogni anno. Ecco, per quanto riguarda proprio il campionato in sé, questo campionato, che indicazioni le sta dando, vista poi delle scelte che dovrà fare? Ma il campionato è sempre più competitivo e ogni anno secondo me il livello cresce e sicuramente gli appuntamenti così fitti tra l'area internazionale e campionato non permettono poi secondo me in certe fasi del campionato il massimo rendimento dalle squadre perché i campionati tra internazionale e quello di Lega sicuramente sono campionati tostissimi e questo secondo me fa nascere ancora più equilibrio durante la stagione ed è un equilibrio che per me, allenatore nazionale, è un buon equilibrio perché rende tutto più competitivo e quindi più allenante per quello che è dal mio punto di vista. Quanto c'è, coach, per il suo lavoro da imparare quotidianamente dalle giocatrici e dagli altri colleghi? Tanto perché io sono uno che studia tanto e mi piace sintetizzare e mettere sempre ogni cosa al proprio posto per capire cosa fa un allenatore nelle scelte e quindi nei miei viaggi cerco sempre di capire quali sono gli aspetti che cura di più un allenatore e dove fa di più la differenza. Ed è un'opportunità che non avrei ovviamente stando magari in un club di confrontarmi e di capire come un allenatore, oltre al suo stile, che secondo me è la cosa che fa di più la differenza, però quali sono gli aspetti che cura di più durante l'allenamento.